Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi in questo video vi mostrerò come ho costruito questo modello di pianoforte a coda, che inserirò nel mio prossimo diorama. Il modello è in scala 1 a 16 e l'ho costruito utilizzando principalmente del legno di balsa, un po' di polistirene e anche del cartoncino. Mentre alcuni accessori come la tastiera e la pedaliera li ho realizzati utilizzando la stampante 3D. Bene, ma adesso iniziamo subito con la costruzione. Ho iniziato disegnando una dima della base del pianoforte, che poi ho stampato e incollato su un pezzo di polistirene da 2 cm di spessore, che equivale all'altezza della cassa armonica. Adesso andrò a ritagliare 2 dime, una che forma lo spessore interno e una sfalzata di 3 mm per lo spessore esterno della coda. Vado ora a ritagliare le 2 dime col traforo elettrico. A questo punto vado a ritagliare delle strisce di cartoncino larghe 2 cm. Ho tagliato una quantità di strisce tali in modo che poi sovrapponendole una sull'altra riesca ad ottenere uno spessore di circa 3 mm. A questo punto vado a serrare il cartoncino all'interno delle dime che ho tagliato in precedenza, di modo che una volta che la colla sarà indurita otterrò un listello da 3 mm con la forma curva della coda del pianoforte. Vado ora a ritagliare la base vera e propria del piano, per farlo utilizzerò una tavoletta di balsa. Traccio una linea per delimitare la zona della tastiera, poi vado a ritagliare la parte eccedente del listello piegato. Vado ad incollare la coda del pianoforte sulla base, utilizzando come sempre della colla vinilica. Aggiungo anche qualche goccia di cian acrilica per accelerare un po' la presa. Inizio ora a costruire la zona dove inserirò la tastiera. Vado ora a cercare di eliminare le varie giunture che si sono formate assemblando i pezzi della cassa del pianoforte. Per farlo utilizzerò dello stucco per legno. A questo punto do una prima mano di fondo nero, aggiungendo anche un poco di colla vinilica.
una volta che il tutto è asciugato per bene, vado a dare ancora una leggera scartavetrata. Vado ora a costruire le tre gambe. Continuo con le successive mani di colore. Vado anche a cercare di simulare la cassa armonica, utilizzando una base di polistirene su cui incollerò dei listelli di balsa. Per costruire lo sgabello utilizzo sempre dei listelli di balsa. Per simulare il cuscino utilizzo un pezzo di polistirene. Vado ora a realizzare la pedaliera e la tastiera utilizzando la stampante 3D. Ho disegnato la tastiera in due pezzi, separando i tasti bianchi da quelli neri, per agevolare poi la pittura. Bene, questo video si conclude qui. Vi ringrazio per avermi seguito e spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e se non lo avete ancora fatto anche ad iscrivervi al mio canale, cliccando sulla campanella in modo da ricevere la notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!